terzo posto per Donny Zardo, è arrivato finalmente. Secondo gradino del podio, intanto gli consegniamo la coppa del terzo posto assoluto. Secondo posto assoluto per Simone Fagioli. Grande. Ed è l'ingegner Loris Panfili a consegnare la coppa a chi? Al pilota che forse ha vinto di più negli ultimi anni, ma questa volta è stato beffato dal suo eterno rivale. Primo posto assoluto, vincitore della 54esima edizione del Trofeo Fagioli, vincitore del Trofeo Fagioli, Christian Merli. Bravo Christian! Bravo! Una gara perfetta, impeccabile sia nella prima manche, velocissimo, sia nella seconda manche, forse un po' più difficile da gestire, ma la bravura dei piloti si vede anche e soprattutto nei momenti più delicati e più difficili. Ed è Luca Uccellani, presidente del Comitato Alpino Corse Automobilistiche, a consegnare a Christian Merli il trofeo Luigi Fagioli, 54esima edizione consecutiva, per una delle gare più belle, più spettacolari, più vissute. Bravo. Come dicevo prima, un grazie a tutti gli ufficiali di gara e al direttore di gara, grazie. Fabrizio Fondacci, un applauso per lui. Bravo Vic, grazie a voi. Che ha saputo gestire nel migliore dei modi forse il momento più delicato di tutta la manifestazione. Grazie a Fabrizio, che potremo applaudire anche l'8 settembre a Monza come direttore di gara del Gran Premio d'Italia di Formula 1, diciamolo. Adesso ci trasferiamo, grazie a tutta la squadra ovviamente, ai commissari, a tutti coloro che lavorano gomito a gomito. Allora, parco chiuso libero, ci vediamo in piazza 40 Martiri per la premiazione totale adesso di tutti i piloti, tutte le classi.